il tempo è stato inclemente e di conseguenza ci troviamo ad avere un ritorno di pochi coraggiosi e pochi fortunati. Dico fortunati perché l'argomento di questa sera è un argomento estremamente interessante, apparentemente molto tecnico, anzi ha sicuramente una dimensione molto tecnica. Si parlerà di questo oggetto strano che è la Cassa Depositi e Prestiti, ma è un'istituzione che tra l'altro è nata nella nostra città circa più di 150 anni fa. Noi abbiamo questa strana storia di essere gente culturalmente, tradizionalmente abbastanza di sinistra, ma ci troviamo sempre a parlare bene di Giolitti, di Cavour, di Silvio Spaventa, perché in fondo questi vecchi liberali erano una cosa molto diversa dai liberisti nostrani. Bene, questa struttura estremamente importante è stata spostata dalla sua vocazione tradizionale per seguire altre strade, proprio nel momento in cui l'attacco ai servizi pubblici avviene anche attraverso il privare i servizi pubblici degli investimenti necessari. La bestia, come è definito lo Stato e la realtà pubblica dalla tradizione liberista di tipo anglosassone, che essendo molto influenzati dal fondamentalismo religioso protestante, usano per definire lo Stato lo stesso termine che le scritture usano per l'anticristo, ma per queste persone lo Stato è l'anticristo, effettivamente. E per, di conseguenza, uccidere la bestia, il metodo è quello di negare finanziamenti ai servizi pubblici. E noi parleremo di qualcosa che ha una grossa possibilità di tornare a essere un grande volano, credo si possa definire così, fra risparmio e investimento pubblico per rilanciare il pubblico servizio. Non mi scoraggerei di fronte al fatto che siamo in pochi, perché quando si parlava 15 anni fa, di tassare le transazioni finanziarie, allora le transazioni valutarie, con una certa Tobin tax, beh, non eravamo molti più intorno a un tavolo a parlare di queste cose. Però quando si analizza con serietà e si capisce qual è il problema, forse dopo 10-12 anni si scopre di aver avuto ragione, appunto, che gli altri, quelli che per 10-12 anni hanno messo al bando questa idea, hanno dovuto venire su questo terreno, certo non con lo stesso spirito, non con lo stesso obiettivo, ma il terreno su cui oggi devono confrontarsi è diventato di un'attualità bruciante. E sicuramente vedremo nei prossimi anni che il problema dei servizi pubblici tornerà di un'attualità bruciante e probabilmente sarà una delle questioni politiche del futuro. Per fare sì che questo futuro sia il meno lontano possibile, è bene istruirsi e apprendere, come è la tradizione della nostra associazione, elementi di conoscenza per iniziare un'opera di orientamento e di, come dire, inseminazione a tutti i livelli della società civile. Non voglio rubare altro tempo assolutamente al nostro relatore, lo presento velocemente, Antonio Tricarico, esponente di punta della campagna per la riforma della Banca Mondiale, ci ha regalato una bellissima analisi sulla finanziarizzazione dell'acqua, che è stata usata come documento tanto nel seminario che abbiamo fatto due sabati fa, che nell'incontro di Napoli internazionale nel forum europeo dell'acqua, e qui ci parlerà oggi della Cassa Depositi e Prestiti nel momento in cui sta partendo una campagna per affrontare questo problema in termini sicuramente di analisi, ma poi anche in termini di progettualità politica. Grazie Stefano e intanto grazie per essere venuti nonostante il freddo che di sicuro non invoglia. Io penso che, diciamo, l'incontro di stasera è una delle prime volte, a dire il vero, in cui noi ci troviamo a parlare in maniera anche forse un po' più articolata probabilmente di questa questione, che secondo me
rispetto a tanti pezzi del lavoro portati avanti da realtà come Attac o la nostra o altri, è un po' un tentativo per davvero gettare la palla oltre l'ostacolo. Cioè io ho la sensazione che siamo arrivati anche in una fase, diciamo, della crisi che noi viviamo, molto collegata a fase molto precisa dell'evoluzione del capitalismo in questo momento, quello che si può chiamare capitalismo finanziario, che inevitabilmente, diciamo, apre vari scenari, apre anche campi che possiamo anche dire molte volte da gran parte della società civile non sono stati neanche esplorati. E intendo, secondo me, questo lavoro è davvero un tentativo per provare un attimo ad avanzare. Ora, io partirei proprio da una brevissima, diciamo, lettura di proprio il concetto che metteva Stefano, diciamo, sul tavolo, cioè in fondo che cosa ha significato un certo processo che possiamo definire di finanziarizzazione, in particolare accelerato negli ultimi 15-20 anni. È un processo che si potrebbe, diciamo, molto brevemente ovviamente definire, cioè una fase del capitalismo in cui il commercio della merce denaro e della merce rischio dei prodotti collegati a questo è molto più redditizio del commercio di beni e servizi. E questo porta con sé un corollario che di conseguenza i mercati finanziari e i mercati di capitale inevitabilmente si espandono al punto che diventano intermediari anche del punto di incontro tra quelli che possiamo definire in una prospettiva più progressista bisogni e offerta di soluzioni a questo. Però diamo una lettura invece molto più centrata rispetto a come la finanziarizzazione diventa, diciamo, pervasiva rispetto ai meccanismi, diciamo, economici, sociali e reali. Ossia la finanziarizzazione si basa su un assunto, cioè che la liquidità che sostanzialmente viene generata o da ricchezza privata o da politiche pubbliche, possono essere fiscali, ma non solo fiscali, anche di gestione di patrimoni pubblici, quelli che sono, potremmo dire, asset finanziari in generale, questa liquidità per ingrossare i mercati finanziari deve sostanzialmente trasferirsi tramite due processi, che uno è la privatizzazione di quelli che sono appunto gli asset pubblici, che diventano poi asset finanziari, beni finanziari, oppure tramite la mercificazione di ciò che non è ancora merce. Quindi, che cosa ne abbiamo avuto molto brevemente negli ultimi 40 anni? Abbiamo prima avuto una fase profonda di privatizzazione di quelli che sono servizi pubblici essenziali, ma anche da un punto di vista di finanza pubblica, cioè la madre di tutte le generazioni, la grande liquidità è stata la privatizzazione dei fondi pensione negli Stati Uniti e in Inghilterra. Se quella massa immensa di denaro non fosse stata trasferita sotto una gestione privata, non si sarebbero, i mercati di capitale finanziari non si sarebbero potuti proprio esplicare, avendo una mancanza di beni finanziari su cui innestarsi. E a questo poi è seguita una progressiva fase, quindi questi sarebbero i cosiddetti beni pubblici, possiamo chiamarli sociali o di riproduzione sociale, eccetera. A questo è seguita una seconda fase che è stata quella della mercificazione, qualcuno chiama risorse naturali, qualcuno è beni comuni naturali, eccetera. Cioè la creazione sostanzialmente prima di mercati, per creare un mercato bisogna creare scarsità sostanzialmente, su cui puoi innestare trasformazione diretta di questi beni in beni finanziari. Motivo per cui oggi si specula sul cibo tramite prodotti sofisticati, non perché il cibo piace più, non lo so, dell'industria elettrica al mercato finanziario, ma perché è una mercificazione. È un mercato che si è già strutturato, dove c'è scarsità per problemi di come questi mercati funzionano naturalmente e su cui si possono innestare facilmente, creare beni finanziari su cui innestare, diciamo, un'accumulazione di capitale finanziario. Questo processo, che di fatto poi, ripeto, è una sistematica estrazione di ricchezza che avviene da un lato nel processo di finanziarizzazione basato, diciamo, sugli aspetti di privatizzazione, in questo caso da quello che possiamo chiamare ricchezza di finanza pubblica o gestita come finanza pubblica o estrazione di ricchezza addirittura per quanto riguarda risorse naturali, questo processo sostanzialmente continua a generare una mole immensa di liquidità che sempre più
viene gestita fuori dall'orbita, quindi non soltanto dal controllo diretto, ma dall'orbita di politiche che possiamo chiamare di interesse pubblico. E quindi, diciamo, la risposta più ovvia a dire come nel lungo termine si definanziarizza, cioè si torna indietro, c'è un problema di rincanalare liquidità, che oggi significa principalmente ricchezza privata, sotto meccanismi progressivi di gestione pubblica, che non vuol dire direttamente fare gli espropri di massa di ricchezza privata, si può anche considerare questo, ma vuol dire comunque sia che i veicoli di gestione e di trasformazione, poi chiamiamoli investimenti in economia reale, devono agire secondo logiche di politica pubblica. Oggi i grossi fronti di gestione di ricchezza privata, dai cosiddetti fondi di private equity e altri fondi, operano secondo una pura gestione, diciamo, privata di perseguimento del profitto, eccetera. Quindi è chiaro che, diciamo, la domanda centrale, cioè se anche noi riduciamo la mole di transazione dei mercati finanziari e dei capitali, se anche noi regolamentiamo e cerchiamo di imbrigliare progressivamente il genio della lampada che è diventato globale partendo dal livello nazionale della finanza, se noi anche rinnestiamo un controllo dei capitali e quindi cerca di limitare, rimarrà sempre questa domanda di dire come noi possiamo sostanzialmente, strutturalmente definanziarizzare un sistema, cioè togliere terra sotto i piedi a dei meccanismi di riproduzione del capitale che prioritariamente è finanziario, perché gli interessi, i tassi di ritorno saranno sempre più alti di un'economia produttiva. E per questo la risposta centrale ruota intorno a due questioni. Cioè, la prima è quella di dire cosa vogliamo rimettere nell'alveo di gestione di quello che chiamiamo finanza pubblica, quindi come reinventiamo anche in alcuni casi la finanza pubblica, e la seconda risposta è di dire come ci poniamo rispetto agli attori che in qualsiasi sistema diventano sempre i perni su cui ruota un sistema finanziario, che sono sostanzialmente è il sistema bancario. Quindi queste due domande sono due domande che comunque sia nel lungo termine, alla fine di qualsiasi campagna, alla fine di qualsiasi avanzamento rispetto a contenere i mercati finanziari, se noi li vogliamo davvero sgonfiare e trasformare in qualcos'altro, sono due domande a cui bisogna dare le risposte. E per questo penso che i ragionamenti che cerchiamo di fare stasera sono un tentativo davvero di iniziare a intraprendere lentamente questa strada. Ovviamente partiamo dal caso italiano, che è un caso molto specifico, ma che comunque sia è anche significativo. Partiamo, diciamo, dalla prima dimensione, cioè quando parliamo di finanza pubblica c'è sempre una grandissima attenzione, specialmente nel caso italiano, alla questione fiscale. E ovviamente l'Italia è un paese che ha anche tassato da sempre poco le rendite finanziarie rispetto ad altri paesi, che ha bisogno di una riforma fiscale, eccetera, eccetera, non entro nei dettagli di questo. Ma anche qui la fiscalità, che è uno strumento fondamentale, chiaramente, nell'ambito delle politiche di finanza pubblica, è uno strumento potentissimo per la redistribuzione, per innestare anche processi di trasformazione della stessa economia produttiva, ma, e per questo ovviamente la tassazione delle rendite finanziarie va nella giusta direzione, ma è uno strumento che ovviamente ha anche queste funzioni e non è altre. Cioè, la riforma fiscale può indirettamente favorire alcune politiche di investimento in una certa direzione, ma difficilmente è l'attore prioritario che genera gli strumenti nuovi che possono reinventare e dare propulsione a un intervento che assorbe liquidità privata per una gestione pubblica. È complementare, ma non può fare tutto questo. Allo stesso tempo noi abbiamo sostanzialmente una domanda in un certo senso che riguarda la questione bancaria, come dicevo, che è centrale, perché a differenza di quelli che possono essere una logica di creazione di fondi eccetera, il sistema bancario ha un grosso pregio, cioè c'è un pregio strutturale di intermediazione, chiamiamola, che genera credito, ma che allo stesso tempo permette anche quindi di generare debito e di gestire questo debito, quello che è un meccanismo semplice di fondo, cioè di dire abbiamo delle risorse, le mettiamo insieme, da un diritto di prelievo, ma non da un diritto, diciamo, di proiezione di questo nel tempo dal punto di vista debitorio. Quindi lo strumento banca è chiaramente importante, chiaramente toglierlo fuori da una logica di mercato vuol dire considerare la banca quasi più come uno strumento di utilità pubblica, una public utility, addirittura qualcuno parla più che
che altro, c'è una lunga tradizione ovviamente di finanza mutuale, non devo entrare in tutto questo, però perché sollevo questo? Perché credo che se noi abbiniamo queste due questioni, cioè che altro c'è oltre la fiscalità e come riconnettiamo diciamo, la questione bancaria rispetto a una logica di politiche pubbliche, è inevitabile porsi la domanda di dire è possibile concepire la creazione di nuovi strumenti che possono diciamo, essere operati da quella che qualcuno chiama una banca pubblica di investimenti. Ora, questa diciamo, domanda, questa spiegazione molto basilare che ho fatto della questione, in realtà solleva una prima risposta molto ovvia che, contrariamente a quello che molti, la stragrande maggioranza penso delle persone in Italia non sa, che in realtà la più grande banca italiana non è né Unicredit né Intesa, ma è una banca pubblica, o dove la partecipazione pubblica è, potremmo dire, preponderante, che si chiama Cassa Depositi e Prestiti, e come diceva Stefano, una lunghissima tradizione, addirittura sin dalla nascita o ancora prima dello Stato italiano, ed era una banca pubblica che aveva tra l'altro la funzione prioritaria di finanziare proprio quelle che sono le amministrazioni e gli enti locali per permettere a loro, con questi pregi che offre il veicolo banca, di operare, di sostenersi e anche di avere una capacità di investimento nel futuro. La questione Cassa Depositi e Prestiti è diventata improvvisamente molto attuale nell'ambito della crisi che si è iniziata, ovviamente è esplosa nel 2007 e poi ha avuto tutte le varie evoluzioni che continuiamo a vivere, perché bisogna dire che da subito, cioè a partire dal 2008, lo stesso governo Berlusconi, in particolare Tremonti, si è posto questa domanda, cioè diciamo dal momento che noi siamo ingabbiati nei parametri di Maastricht, dal momento che abbiamo un indebitamento alto, dal momento che la riforma fiscale non c'è o comunque sia le rendite non si tassano eccetera eccetera, come io, che leve ho e come posso sostanzialmente cercare di reinventarmi in una logica anche molto particolare, non detta, quasi di reintervento pubblico in economia sulle persone e gli investimenti, secondo una logica di quello che qualcuno ha chiamato fondo sovrano. I fondi sovrani sono queste grosse strutture che hanno soprattutto i paesi emergenti, ma in Europa anche la Norvegia per esempio, o i paesi del Golfo, che grazie al grande accumulo che hanno fatto di riserve, soprattutto valutarie, negli ultimi anni, per motivi tra l'altro di stabilità finanziaria, o tramite dei grossi sistemi pensionistici come nel caso della Norvegia, questi grossi fondi hanno iniziato ad agire come dei fondi pubblici, delle vere e proprie banche pubbliche che anche fanno investimenti tra l'altro anche a livello globale. E quindi è di dire, per tutelarci noi, per avere una capacità, specialmente in un contesto di crisi, dobbiamo dotarci di un approccio simile. E bisogna dire, il governo Berlusconi ha anche abbozzato diciamo, delle varie proposte, alcune abbastanza discutibili e molto populiste, ma che in ogni caso si ponevano la domanda di dire io come la logica di Cassa Depositi e Prestiti originaria la vado a riscoprire per quello che mi serve in questo contesto. Non entro nei dettagli di questo, farne mitigazioni varie sulla Banca del Sud, comunque sono anche avvenute varie cose, è stata, potremmo dire, ripubblicizzata o riacquistata dallo Stato Medio Credito Centrale, che è una struttura storica significativa, eccetera eccetera. Però il dato di fatto è che esiste questa struttura che soprattutto negli ultimi 10 anni e oggi sotto l'accelerazione della crisi ha vissuto una trasformazione profonda. Allora, cos'è Cassa Depositi e Prestiti? Cassa Depositi e Prestiti sostanzialmente, come ho detto, è nata ed è stata per tantissimo tempo una banca pubblica che, a differenza delle tante altre banche pubbliche esistenti in Italia, insomma va ricordato che il sistema bancario italiano era sotto il controllo pubblico nella stragrande maggioranza fino alla fine degli anni Ottanta, peraltro anche con grossi problematiche, scandali eccetera eccetera, ma aveva la peculiarità di essere proprio l'ente che va a finanziare le amministrazioni pubbliche nel loro operato, in particolare gli enti locali, questione, come dicevo, centrale, perché c'è bisogno di una gestione anche del debito da parte di qualsiasi amministrazione, e il fatto che avvenisse tramite una struttura pubblica ovviamente dava una grande sostenibilità nel lungo termine e non subordinava le amministrazioni a dover ricorrere a quelli che sono i mercati privati di capitale.
La grande, diciamo, trasformazione che è avvenuta negli ultimi 10 anni è che la Cassa Depositi e Prestiti è stata trasformata in una società per azioni e che soprattutto, nonostante rimane una forte maggioranza pubblica del 70% da parte del Ministero dell'Economia, è entrata nella sua governance, sono entrate le fondazioni bancarie, che come voi sapete le fondazioni bancarie sono poi l'ossatura vera e propria del sistema bancario italiano, il cosiddetto capitalismo bancario, familistico italiano, eccetera, eccetera, ma che alla fin fine sono le stesse fondazioni che controllano le altre banche, insomma. Nonché la stessa Banca d'Italia. Quindi questo cambiamento, intanto, perché è avvenuto? È avvenuto per due motivi. Intanto, se in un solco, diciamo, di egemonia culturale, di, come posso dire, di collocare anche lì dove lo Stato è presente, con una partecipazione pubblica prioritaria, di collocare quei veicoli sul mercato. Perché lo Stato, secondo una logica liberista, non può avere, diciamo, non solo una partecipazione diretta, ma non può gestire direttamente una logica fuori di mercato queste strutture. Ma è anche avvenuto perché in una fase di ciclo economico, tra l'altro molto spinto, dove la finanziarizzazione iniziava a incalzare e così via, dentro la stessa struttura sono avvenute progressivamente nomine politiche che hanno progressivamente messo all'interno di questa struttura persone che avevano esperienze sempre più legate a un mondo dell'investment banking, diciamo, privato, quindi grandi banche d'affari internazionali, persone italiane, eccetera, che progressivamente hanno creato, diciamo, una cultura, potremmo dire, bancaria di investimento dal settore privato, che piano piano ha permeato, diciamo, la struttura, fino al punto che anche a livello politico molto accondiscendente, insomma, ha poi trasformato questa. Io ricorderei che negli anni 90 sono stati gli anni delle grandi, la prima grande ondata di privatizzazione in Italia, del sistema bancario, eccetera, eccetera, ma le privatizzazioni del sistema bancario sono sempre il grande volano per le altre privatizzazioni, eccetera. Quindi, insomma, era inevitabile che prima o poi questo si trasferisse anche sul Cassa Depositi e Prestiti. Questa struttura però continua ad avere delle peculiarità clamorose, diciamo, nel sistema attuale, che potremmo, come posso dire, connotarla anche da elemento preponderante, da fondo sovrano in una certa misura, con dei grossissimi potenziali, motivo per cui non ne parliamo. Come opera questa struttura? Questa struttura ha sostanzialmente due parti oramai. La parte preponderante è quella che si chiama una gestione separata, cioè una gestione che avviene sotto la garanzia sovrana dello Stato. Ora qualcuno dirà, oggi di banche grandi internazionali private che operano con partecipazione sotto la garanzia dello Stato, diciamo, sono tante dopo la crisi, però in questo caso operare per Cassa Depositi e Prestiti sotto garanzia sovrana, avere una gestione separata, che cosa significa? Significa che la banca fa una raccolta dai risparmiatori privati, quindi con una banca, con una garanzia sovrana, che quindi è qualcosa ancora di più rispetto alla legge generale che dice in caso di insolvenza delle banche i risparmiatori avranno fino a 103.000 euro, eccetera, 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 a prescindere se poi lo Stato non fallisce comunque, ma soprattutto è una leva enorme che permette di dare molto garanzia ed in particolare storicamente quello che la cassa, i risparmi che la cassa ha assorbito sono stati quelli del sistema postale. Sistema postale che in Italia, sottolineerei, ha avuto delle sue trasformazioni, eccetera, in maniera, diciamo, molto lenta e tarda rispetto a altri settori, cioè pensiamo sempre ai paesi anglosassoni, eccetera, eccetera, ma il sistema postale in Italia è sempre rimasto uno dei principali veicoli della raccolta di risparmio. E continua a rimanere, e paradossalmente con la crisi sempre più la gente guarda al sistema postale. Cioè noi stiamo parlando di una raccolta che supera tranquillamente 200 miliardi di euro l'anno, cioè qualcosa che qualsiasi banca sbaverebbe, specialmente adesso, di avere. Tra l'altro, almeno nominalmente, poi
sono interessanti fare analisi appunto sulle redditività reali rispetto ad altri investimenti, eccetera, ma nominalmente a tassi più bassi o meno sbandierati rispetto al 4% del conto arancio e varie altre roba, insomma, di banche finanziarizzate. Questo perché dico questo? Perché l'Italia, diciamo, il risparmio postale è sempre stato un elemento centrale, che tra l'altro è sempre stato quello che ha permesso poi alle amministrazioni pubbliche di avere quella liquidità necessaria per gestire la loro cassa, eccetera, eccetera. Non a caso Cassa Depositi e Prestiti è una banca di investimento che si chiama Cassa Depositi e Prestiti, per questo motivo. Nell'ambito di questa gestione avviene quello che sono i meccanismi che hanno, come dicevo prima, consentito al sistema amministrativo di operare, cioè principalmente dei prestiti a tasso agevolato in una certa misura, progressivamente nel tempo, vista la specificità del settore produttivo economico italiano, cioè le tanto sbandierate ossature italiane delle piccole e medie imprese, eccetera, eccetera. Questa struttura ha anche operato tramite intermediari finanziari per facilitare il credito in una certa misura a queste piccole entità economiche produttive, ma soprattutto è stato anche uno strumento, e sempre più lo sta diventando, per il finanziamento delle infrastrutture. Infrastrutture che spesso in Italia significa grandi opere, ma in altri casi può anche significare, specialmente quando veicolate tramite enti locali, anche piccole opere o anche cose che magari possono essere più gradite alla popolazione. Ora, su questo versante, nell'ambito della crisi, quindi su queste tre grandi aree, diciamo, di intervento che potremmo proprio chiamare pubblico in economia, insomma, senza reticenze, su queste grandi aree, nell'ambito della crisi, quello che si è cercato di accelerare di più è stato proprio, paradossalmente, il prestito alle piccole e medie imprese che avevano difficoltà a reperire capitale, appunto, dalle banche tradizionali. Anche qui elaborando dei meccanismi ancora più accelerati con delle coperture pubbliche, ma anche qui sempre tramite intermediari finanziari che sono le banche controllate dalle fondazioni che oggi siedono anche in consiglio di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti, quindi con un certo diciamo commistione, insomma, che andrebbe sviscerata maggiormente. Però oggi, diciamo, queste tre parti sono significative. In termini dei prestiti in corso, l'esposizione principale rimane nei confronti degli enti locali, quindi questo va considerato, e in parallelo a questo la cassa, in questo caso agendo come azionista direttamente, partecipa direttamente ad alcune, le poche, diciamo, multinazionali italiane, potremmo dire, dove è ancora presente una cosiddetta golden share, cioè dove il governo italiano ha ancora una quota di partecipazione di minoranza, ma con un forte potere di indirizzo, che tecnicamente adesso sono principalmente Eni, Terna, comunque si scambiano le quote fra di loro, cioè parliamo di Eni, Enel, Terna, vi erano anche le Poste prima, eccetera, eccetera. Quindi questa è la gestione separata, quindi una vera e propria, banca pubblica in sostegno a quelli che sono i meccanismi pubblici, con questa aggiunta di aiutare le piccole imprese. In parallelo a questo, e progressivamente questa è stata, diciamo, la parte che ha avuto uno sviluppo più significativo, non tanto numerico negli ultimi anni, ma come logica e cultura di banca portata dentro Cassa Depositi e Prestiti, è stata invece la cosiddetta gestione ordinaria. La gestione ordinaria è di fatto quella che avviene senza quella garanzia sovrana dello Stato italiano. Come avviene? In questo caso, come una vera e propria banca di investimenti, Cassa Depositi e Prestiti si finanzia sui mercati di capitale, cioè emette delle obbligazioni che ovviamente, essendo l'azionista principale al 70% dello Stato italiano, hanno un rating, una valutazione di rischio che è lo stesso dei titoli del Tesoro italiano all'incirca, quindi con tutte le varie oscillazioni del sacrosanto spread che sentiamo in questo periodo, e una banca di investimenti che principalmente fa investimenti di lungo termine, anche se qui andrebbe poi approfondito nei bilanci se effettuano il cosiddetto commercio proprietario, cioè se anche loro operano a breve termine sui mercati finanziari per coprire i rischi e contrassicurarsi, comunque sia un meccanismo che
raggranella sul mercato anche fino a 20 miliardi di euro, per dare un ordine di grandezza, quindi qualcosa che è meno di un decimo di quello che si trova dai risparmiatori postali, cioè dalle nonnine che vanno alla posta a mettere, diciamo, un temporale libretto al portatore, quello è un po' vincolato, quindi devono aprire il conto, non ci capiscono niente, comunque diciamo quella roba lì, per finanziare a tassi di mercato sostanzialmente, potendo prestare addirittura dal 2009 anche direttamente proprio al settore privato in maniera ingente, cosa? Le strutture, in questo caso con una logica molto spinta cosiddetta di finanza di progetto sostanzialmente, finanziamento ad aziende o addirittura coperture finanziarie su come le aziende poi si finanziano, i cosiddetti titoli obbligazionali coperti, insomma non entro nell'ingegneria finanziaria di questa roba qui, operare per una valorizzazione del patrimonio immobiliare statale, cioè effettuando cartolarizzazioni, come fanno grosse banche di investimenti, e allo stesso tempo diventando azionista, secondo una logica di banca privata, nei cosiddetti fondi di gestione di ricchezza privata, cioè i cosiddetti fondi di private equity, che principalmente per quanto riguarda il ramo infrastrutturale, cioè grandi fondi dove diversi soggetti, in questo caso un soggetto come Cassa Depositi e Prestiti insieme a grosse banche d'affari, mettono delle risorse insieme, creano questi fondi e questi fondi acquisiscono partecipazioni in altre imprese per un periodo limitato in maniera molto consistente per avere magari in 5 anni dei forti ritorni dall'espansione di questi mercati. Con queste partecipazioni ovviamente sommate alle partecipazioni significative in colossi come Eni, Enel eccetera, Cassa Depositi e Prestiti oggi si trova per esempio a controllare una quota significativa di tutto il mercato del gas in Italia, anche direttamente o indirettamente. Ma possiede il 30% di Eni, è un fondo come per esempio F2I che investe in Snam Rete Gas o Exelo che era Snam Rete Gas, sostanzialmente tu sei un soggetto che indirettamente sei presente come partecipazione, cioè non come prestito. Poi prestano anche quelle cose, un altro discorso, ma come partecipazione, cioè sei proprietario tu, direttamente o indirettamente con lunghe filiere, di aziende che sono dominanti in questo mercato e progressivamente stanno entrando anche nel mercato dell'acqua, ed è interessante, ne parliamo con voi, perché il primo, diciamo, esperimento a riguardo, tramite questo grosso fondo che si chiama F2I, è proprio tramite IREN, nella quale appunto c'è anche il comune di Torino, e tra l'altro con un'ambizione di strutturare una certa evoluzione di IREN che abbia sempre più partecipazioni dirette e indirette in altri fondi che poi vadano a acquisire soprattutto Mediterranea delle Acque e varie altre strutture, insomma con una logica di forte acquisizione e potrei dire di acquisizione di quota dominante nel mercato, tra l'altro, quindi proprio c'è un problema anche direi di competizione antitrust, eccetera. Ora, questa struttura, questo in inglese si chiama long term capital, viene detto, cioè nel senso sono strutture che fanno investimenti cosiddetti di lungo periodo non vuol dire 100 anni, ormai per i mercati di lungo periodo vuol dire 5 anni, è già lungo periodo, lunghissimo, con una logica di banca di investimento, che quindi struttura anche l'investimento finanziariamente, e si opera con i suoi, si raccorda con omologhi che sono a livello europeo e anche internazionale, cioè degli omologhi che esistono per esempio in Francia e Germania, o addirittura con la Banca Europea per gli Investimenti, che è un'altra struttura diciamo pubblica di tutti i governi dell'Unione Europea, eccetera, eccetera, e inizia a operare anche fuori, per esempio uno dei grossi fondi che Cassa Depositi e Prestiti ha sostenuto con forza è il cosiddetto fondo InfraMed, creato nel 2010, che ha tra l'altro iniziato a investire principalmente nell'area del Mediterraneo, tra l'altro ha diverse esposizioni tramite altri fondi di fondi, in particolare noi abbiamo pescato un fondo che si chiama EFG Hermes con sede a Cipro, che era molto collegato a gente che erano praticamente gli amici di Mubarak, tra l'altro, quindi sta vivendo quest'altra storia, comunque sia operano tramite fondi di fondi eccetera, sempre con questa logica di partecipazione, quindi stiamo parlando di una vera banca di investimenti, anche una signora banca di investimenti, perché la granellare oggi 20 miliardi di euro sui mercati capitali senza grossi problemi fino adesso, insomma, vuol dire che ti reputano anche abbastanza bene. Qual è l'elemento
possiamo andare a scandagliare in questa gestione ordinaria un sacco di problemi, ma qual è l'elemento più preoccupante di questa storia? L'elemento più preoccupante è che questa logica che è pura di banca privata sta diventando progressivamente pervasiva e contamina sia nella gestione finanziaria sia nella cultura bancaria quella che invece è la cosiddetta gestione separata che originariamente sosteneva le amministrazioni pubbliche. E sia dal punto di vista della governance, cioè di chi decide, da un punto di vista giuridico andrebbero approfondite varie questioni, cioè mentre se da un lato Cassa Depositi e Prestiti deve ascoltare formalmente il parere in via prioritaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze, eccetera, eccetera, rispetto alle varie sue operazioni, allo stesso tempo ha il diritto di operare come soggetto di diritto privato, perché è una società per azioni, in nome del perseguimento del profitto nel suo ambito complessivo. Quindi questo genera numerose contraddizioni, numerose problematicità, ma soprattutto, come dicevo, genera un trasferimento di questo approccio culturale che risulta sempre più dominante nel resto della gestione. Cioè in pratica che cosa avviene? In pratica avviene che specialmente in un contesto in cui gli stessi enti locali hanno delle loro problematiche di finanza pubblica che derivano tra l'altro principalmente dalla traslazione dei parametri di Maastricht e del patto di stabilità sul loro operato, tende a trattare sempre più le amministrazioni locali come dei clienti sostanzialmente, tende sempre più a sussidiare sempre meno questo operato credito agevolato nei confronti delle amministrazioni locali. Quindi le amministrazioni locali oggi nel loro finanziamento rispetto alle banche si trovano questa grandissima questa situazione molto peculiare che da un lato sempre più sono spinte e sono state spinte negli ultimi 10-15 anni nell'indebitamento nei confronti delle grandi banche solite italiane che conosciamo principalmente e lì dove poi cercavano di scappare ai parametri di Maastricht addirittura tramite banche internazionali che li truffavano sui derivati. O dall'altra parte vedono una Cassa Depositi e Prestiti che era il loro storico, diciamo, amico perché era anch'esso pubblico, eccetera, che li tratta sempre più come se fosse una banca con Intesa, Unicredit, eccetera, e che addirittura in alcuni casi li vessa maggiormente, cioè presta a loro, ma qualora poi gli enti locali, questo è il grosso paradosso della situazione, nei casi in cui sono virtuosi, hanno anche liquidità e vogliono spendere ma non possono spendere, poi questi prestiti di Cassa Depositi e Prestiti li darebbero anche indietro dicendo vabbè, se il ministro mi dice, mi ha dato il prestito, poi mi dice non lo puoi spendere, io te lo ridò perché ci pago gli interessi, e in questi casi addirittura Cassa Depositi e Prestiti li vessa ancora di più delle altre banche perché deve avere una logica complessiva di investimento del profitto. Situazioni, sono dei casi davvero aberranti, che abbiamo trovato a Savona, eccetera, cioè proprio incredibili di contraddizioni che ripeto, derivano da vari problemi, soprattutto il patto di stabilità, ma contraddizioni che in questo momento di fatto mettono gli enti locali di fronte a un problema drammatico, cioè il fatto che l'offerta di credito rispetto a loro è sostanzialmente un'offerta di un mercato privato che non ha nessuna, chiamiamola sensibilità o comunque sia, addirittura strutture istituzionali che può agevolarli specialmente in un momento di grossa difficoltà. Quindi in questa trasformazione che è stata dettata poi da vari passaggi tra l'altro anche legislativi degli ultimi 10 anni risiede oggi il grosso problema. Cioè di fatto possiamo dire che oltre la forma di SPA Cassa Depositi e Prestiti a tutti gli effetti ragiona come se fosse un soggetto privato che opera sul mercato dei capitali, con una piccola differenza che ha una garanzia pubblica che gli le consente di raccogliere anche fino a 210 miliardi di euro di risparmio senza nessun problema. E tra l'altro utilizzando le filiali che sono di un altro, le Poste, che se la stessa poi controlla. Quindi diciamo una situazione molto molto particolare, anche noi probabilmente saremo dei bravi banchieri se avessimo tutti questi vantaggi. Ora, perché stiamo discutendo però di tutto questo? Cioè cerchiamo di collegare questa descrizione del veicolo Cassa Depositi e Prestiti e le sue problematicità con quello che dicevo all'inizio. Cioè se gettare oggi la palla oltre l'ostacolo vuol dire porsi il problema di noi come rincanaliamo liquidità o ricchezza privata sotto meccanismi finanziari pubblici di gestione di interesse pubblico di questa ricchezza, per noi diciamo si apre un mondo che è particolarmente interessante, specialmente nel momento in cui iniziamo a scoprire sempre di più che su vari fronti, a partire
da quello dell'acqua, a partire dalla questione dei servizi pubblici più in generale e così via, la vera questione è sempre più quella finanziaria, o meglio dire, la vera questione è quella di ripensare un meccanismo di interesse pubblico per generare investimenti nel futuro che sottraggano ai mercati di capitale quel ruolo ormai quasi unico di intermediazione nel gestire le risorse per far avvenire questi investimenti. Allora, diciamo, io sottolineerei quattro aree che secondo me, e le pongo anche per la discussione, che ci possono dare degli spunti interessanti per ragionare anche come costruire proposte, campagne o sottocampagne, e per rinforzare quelle che sono dei lavori in corso, per esempio quello del movimento per l'acqua pubblica. Quindi, diciamo, se guardiamo a quella che è la gestione separata, esiste un obiettivo abbastanza chiaro, cioè bisogna cercare di rimettere le mani e rimpossessarsi di questo splendido risparmio postale che avviene in Italia e che tra l'altro avviene, ripeto, con risparmiatori che non sono dei rompiscatole, cioè si accontentano anche nominalmente, diciamo, di servizi tra l'altro anche abbastanza scarsi, perché diciamo che la verità poi le poste come struttura bancaria non è che brillano eccetera, però in ogni caso si accontentano di questi strumenti e continuano a mettere questa liquidità, che è una ricchezza privata, in queste mani. Che vuol dire rimpossessarsi? Vuol dire ragionare se si possono creare dei meccanismi che intanto vadano a monte, facendo un paragone, esistono le tasse di scopo, qui potremmo chiamarlo un risparmio di scopo, cioè a vincolare a monte questi risparmi per determinati fini. Cioè immaginatevi se voi andate alla posta, volete aprire un conto di risparmio, vi chiedono, puoi avere il conto che, la cui liquidità viene utilizzata solo per finanziare infrastrutture idriche, vuoi avere un conto la cui liquidità viene utilizzato per sostenere la diffusione più ampia della raccolta riciclata, eccetera, eccetera. Questo tecnicamente è possibile, cioè nel senso vuol dire semplicemente aumentare un po' la gamma, magari quella che sta alla cassa lì alla posta, insomma, si rimbecillisce un po' all'inizio, però diciamo poi diciamo la cosa può funzionare. Questo vuol dire rincanalare a monte la liquidità, renderla di scopo come risparmio e generarlo in questo modo. Questo genererebbe, diciamo, cioè, insomma, per le reti idriche, appunto, varie stime dicono magari, non so, 2-3 miliardi l'anno, forse non basterebbero per iniziare, insomma, 2-3 miliardi di 210 si può fare, ma stiamo neanche chiedendo le briciole di questa storia. Quindi, per fare un esempio di come si può condizionare a monte e incanalare a monte in questo modo. Peraltro va anche detto che si può addirittura agire, e questo ci ritorno, cioè con dei meccanismi in cui possiamo anche ragionare come la fiscalità generale dello Stato vada ad aiutare e incentivare maggiormente questo tipo di risparmio, specialmente quando il costo del denaro è molto basso, se la posta dà un biglietto basilare quanto da adesso un 2 o qualcosa, basso, insomma, di mezzo, non so, si può pensare che magari tramite la fiscalità tu strumentalmente vai a aggiungere un altro 0,5%, quindi dai un 3 che può essere addirittura più appetibile per attirare maggiormente risparmiatori, e con quel piccolo, diciamo, sussidiare tu sai anche che tra l'altro, specialmente se fossero investimenti gestiti da enti pubblici per l'acqua, eccetera, eccetera, avrai anche dei minimi ritorni per ripagare quello 0,5 che magari te lo puoi anche permettere, eccetera. Però questo per dire che, diciamo, poi possiamo entrare in varie tante sfumature della storia, però il concetto è sempre quello, cioè noi dobbiamo cercare di riappropriarci in qualche modo di questo risparmio, perché è un risparmio che tra l'altro non ha grosse pretese, non è la gente che è ossessionata ad avere dei grossi ritorni, eccetera, ed è costante e solido, specialmente nelle crisi, quindi ha anche una funzione tra l'altro anticiclica, come si dice. La domanda poi, però collegata a questo, è se per fare questo dobbiamo iniziare a lavorare o a chiedere che avvenga un vero e proprio scorporo da Cassa Depositi e Prestiti. Cioè, se per quanto riguarda la questione dei beni comuni uno dovesse proprio pensare che esista un qualcosa di assestante,
cioè se vuol dire che la stessa Cassa Depositi e Prestiti con le sue varie partecipazioni francamente può anche vendersi un 5% di Eni, che sono un sacco di soldi, e con quella somma apre, diciamo, un'altra banca che può controllare direttamente o indirettamente, non so, insomma, si do direttamente al Ministero dell'Economia, che diventa una banca dei beni comuni che finanzia questa roba facendo leva lo stesso su una parte dei risparmi fiscali. Quindi sarebbe poi da porsi questa questione, dal momento che la struttura è talmente grande che anche partecipazione in altri bisognerebbe lavorare per uno scopo. La garanzia sovrana, io vorrei sottolineare questo aspetto, in questo caso la garanzia sovrana, che oggi viene sempre messo, diciamo, sul banco degli imputati perché è un meccanismo che genera debito eccetera eccetera, tutte le storie che sentiamo, in realtà in questo caso è proprio una sana garanzia ulteriore per il risparmiatore, che tra l'altro è un risparmiatore che proprio in nome di quella garanzia sovrana si accontenta anche di un tasso lievemente più basso, lo posso dire, io accetto di meno ma è una cosa più sicura, il che, come posso dire, va anche bene secondo me come logica. Si potrebbe addirittura ragionare in prospettiva che gli stessi enti locali poi spostino progressivamente le loro tesorerie su meccanismi di questo tipo, o che quantomeno vadano ad affiancare, quindi si creano dei cortocircuiti che quindi progressivamente escludono una parte della gestione da parte di altre banche. Si possono fare vari ragionamenti, sarebbe da forse il problema appunto dell'associazionismo eccetera eccetera, però diciamo non entro in questi altri. Però un altro aspetto che è molto affascinante, che era probabilmente una delle poche cose interessanti che avevo rimonti sul tavolo, cioè quando si ragionava sulla famosa Banca del Sud degli investimenti, cioè di come aumentare ancora di più la capacità di raccolta del risparmio, era sul tavolo l'idea, che poi in parte si è arenata, di fare un accordo quadro, cioè che insieme alle Poste anche tutte le banche di credito cooperativo partecipassero a questo veicolo nella raccolta del risparmio. Le banche di credito cooperativo sono molto radicate, tra l'altro, e hanno anche una relazione abbastanza diretta con alcuni enti locali, specialmente gli enti piccoli. Quindi sarebbe da porsi varie questioni, però questo secondo me è un grosso filone, diciamo, proprio il riappropriarsi di una parte di quei risparmi e renderlo di scopo. Ovviamente il caso più chiaro per noi è quello dell'acqua, però lo possiamo facilmente estendere a altre robe. Il secondaria, rimanendo sempre nell'alveo della gestione separata, cioè quella tradizionale del sostegno all'amministrazione pubblica, potrebbe essere come di fatto aiutare gli enti locali, tornando a fare ovviamente un credito a tasse agevolate eccetera eccetera, ma aiutarli per aggirare il vincolo del patto di stabilità. Ora su questo anche qui non voglio entrare molto nelle tecnicalità, ma la Cassa Depositi e Prestiti essendo diventata una società per azioni ma anche un intermediario finanziario secondo la legge bancaria italiana, di fatto ha delle esenzioni rispetto a quelle che sono la regolamentazione bancaria, la cosiddetta regola di Basilea eccetera eccetera, che tra l'altro permette di fare delle cose anche un po' allegre, diciamo, come tanti intermediari finanziari fanno. Seconda cosa, e questa è l'altra grossa questione che tra l'altro proprio in questi giorni ha attirato enormemente l'attenzione di Monti, è che il potenziale debito o l'esposizione debitoria di Cassa Depositi e Prestiti non si consolida nel bilancio dello Stato, motivo per cui oggi il governo italiano sta pensando di trasferire, specialmente per quanto riguarda immobili, alcune partecipazioni, volutamente di vendere a Cassa Depositi e Prestiti, cioè se li scambiano fra di loro, la quale poi tra l'altro trasferisce subito queste, nominalmente questi valori, li sconta di valore e li cartolarizza sul mercato per rivenderlo a altri prodotti eccetera. E questo perché avviene? Perché in questo modo noi faremmo quello che era il vecchio sogno di dire creiamo la bad bank, la banca cattiva in cui ci mettiamo il debito. Temo che i tedeschi se ne accorgano di questa storia, però questo per dire che esistono delle peculiarità dal punto di vista della regolamentazione di questo oggetto che sta sempre più attirando l'attenzione per soluzioni di questo tipo. A noi perché questo ci interessa? Ci interessa perché una parte dei prestiti che potrebbe dare Cassa Depositi e Prestiti potrebbero essere inseriti in un ragionamento più ampio, che dove c'è un sostegno pubblico come banca di investimenti
che però ha la sua dignità e autosufficienza, quindi il nome senza fare gli inghippi che non genera debito eccetera, allora li possiamo tirare fuori dai parametri di Maastricht eccetera eccetera. Questa roba qui sarebbe estremamente interessante, nel senso che intanto vari governi la sposerebbero viste le difficoltà attuali, ma soprattutto nel momento in cui è condizionato per prestare principalmente agli enti locali, vuol dire indirettamente permettere agli enti locali di aggirare quel vincolo. Che credo sia una battaglia sacrosanta che tra l'altro, come ho letto e come poi mi è stato detto anche stasera, insomma, è diventata attualità, in particolare su Torino, viste le dichiarazioni del sindaco, eccetera, eccetera. Quindi questo è un secondo tassello che secondo me su cui bisogna molto ragionarci, perché c'è un potenziale interesse politico. Il terzo livello invece riguarda la gestione cosiddetta ordinaria, quella più di mercato, chiamiamola in questo modo, e penso che qui bisognerebbe fare uno sforzo di ribaltare esattamente la logica, cioè così come Cassa Depositi e Prestiti di fatto insegue la logica dei mercati di capitale privato, cioè vuole essere una Lehman Brothers, sostanzialmente come banca di investimenti, e quindi drena tra l'altro anche quel potenziale, diciamo, di cultura bancaria di gestione pubblica in un alveo privato, quindi drena, se volete, indirettamente risorse che potrebbero essere gestite pubbliche per mettere tramite l'intermediazione dei mercati di capitale. Potrebbe avvenire una logica opposta, cioè anche in una logica di banca di investimenti che vuole confrontarsi sul mercato, la banca potrebbe ragionare all'opposto, cioè di dire: io cerco di incanalare nei miei strumenti capitali privati che cerco di condizionare per cercare di reindirizzarli rispetto a delle politiche di gestione pubblica. In pratica questo che vorrebbe dire? Io faccio leva su quella che poi è una garanzia sovrana, che anche indirettamente ciò, perché poi è la stessa struttura che gestisce l'altra parte, che è preponderante sovrana, per cercare di attirare questi capitali, ma di gestirli anche volendo sussidiandoli con la fiscalità ordinaria, quindi abbassando i tassi quando vado a prestare, per sostenere di nuovo quelli che possono essere enti pubblici, eccetera. Vado oltre, ci si potrebbe anche porre la domanda di capire come io posso reincanalare soprattutto quello che sono altre forme di accumulazione che sono state alla base della sottrazione, diciamo, da un'area di finanza pubblica per il passaggio verso un'area di finanza privata, cioè quelle che sono i fondi pensione che oggi esistono in Italia, di dire: tu Cometa, Fonkim eccetera, tu investi su di me, io ti garantisco tra l'altro con una garanzia sovrana quel minimo rendimento che ti serve per la tua gestione, non di più, la gestisco io questa liquidità, e invece di andare a speculare magari sui mercati delle commodity agricole, io, sussidiando con la fiscalità generale, posso aumentare addirittura di più la mole di prestiti agevolati che mi vanno enti locali o altri soggetti. Quindi ribaltare esattamente la logica. Questo secondo me ha un grosso, anche qui ha una grossa potenzialità, perché con questa crisi la questione dei fondi pensione in Italia, peculiare, ma che comunque sia, insomma, un nervo scoperto anche nell'ambito dei sindacati eccetera eccetera, sta piano piano emergendo, nel senso che poi i fondi pensioni anche nell'ambito della crisi hanno difficoltà, insomma, a gestire, ad avere rendimenti sufficienti. Esiste una grossa questione tra l'altro anche qui di amministrazioni pubbliche che guardano a questa liquidità per essere rincanalata sotto di loro, anche con proposte bizzarre eccetera eccetera. Quindi anticipare e cimentarsi sotto questo aspetto diventa anche molto molto interessante. E infine, e qui c'è la strategia più ovvia, cioè, beh, se proprio bisogna fare acquisizioni, noi ci ricompriamo le municipalizzate e quindi le ripubblicizziamo. Forti dei nostri 254 miliardi di patrimonializzazione. Cioè non è utopico pensare che noi con una gestione ordinaria, ripeto, che può essere anche complementata con la fiscalità, possiamo avere una grossa mole di capitali che li utilizziamo strumentalmente per riportare sotto l'alveo pubblico. Ovviamente a un certo punto c'è il problema poi di cambiare lo status giuridico delle aziende, ma comunque sia la ripubblicizzazione o c'è l'esproprio oppure la compri.
e deve avere la forza, il veicolo di capitale di dire io pago le azioni a tutti, faccio diciamo offerta pubblica d'acquisto, eccetera, eccetera, me la riprendo. E questo non è impossibile. Bene. Cioè, nel senso che tu fai leva su uno strumento che, ripeto, è la più grande banca in Italia in questo momento, che non c'ha nulla di problemi a competere con altre banche a livello internazionale. Quindi anche qui andrebbe esplorato. Ovviamente la strada poi è molto complessa dal punto di vista finanziario, nel senso noi stiamo davvero camminando su una strada che, ripeto, vuol dire reinvertire, quando parliamo della gestione ordinaria, una certa cultura, cioè è molto facile che poi si trova il manager che riprende questo, ma ti vuole rigestire la cosa spingendo ancora di più una logica di profitto e remunerazione del capitale ancora di più di quell'altro e magari non è competente. Però diciamo questo è quello a cui noi miriamo, cioè vuol dire sostanzialmente avere un veicolo pubblico fuori bilancio, che non è da poco, che si può indebitare per ripubblicizzare, per riacquisire, che poi fa avvenire queste trasformazioni, e c'è anche una capacità, una sostenibilità finanziaria per ripagare quel debito nel tempo, e ripeto, la fiscalità andrebbe a complementare. Quindi queste secondo me sono quattro aree enormi, potenti, cioè nel senso noi qui stiamo davvero entrando nel riconcepire nuove forme di intervento pubblico in economia, o nuove, chiamiamole, politiche di interesse pubblico che riorientino la finanza anche nella gestione di ricchezza privata che viene riportata sotto un alveo, quindi, di politiche pubbliche. E chiudo dicendo, in tutta questa storia, cioè, ci possono essere una lunga lista di alleati. Intanto, diciamo, ovviamente se partiamo da quello che noi siamo oggi, esiste tutto un lavoro sull'acqua, eccetera, eccetera, ma ci sta intanto la gente che va a mettere i soldi alla posta, che di sicuro non sono la classe, l'elite finanziaria o la classe, l'alta borghesia della nostra società, tra l'altro sono le classi più basse. Esistono gli enti locali, che oggi, come sapete, per tanti motivi sono sul piede di guerra, per una logica proprio di ormai di sopravvivenza in molti contesti, e come dicevo lottano per avere delle esenzioni dal gioco del patto di stabilità. Esistono tutti i gruppi che si oppongono alle grandi opere che sempre più sono finanziate direttamente o indirettamente tramite Cassa Depositi e Prestiti, e che cercano risorse per le altre opere piccole alternative che vogliono avere sul territorio. Esistono i sindacati, che sempre più hanno un problema di dire che si fa con i fondi pensione che sono stati creati e dove possiamo mettere questi soldi in un modo che noi abbiamo la sostenibilità ma che possiamo avere voce in capitolo. E poi esiste, diciamo, la domanda centrale, cioè di coloro che dicono: se le banche hanno creato tutto questo, dobbiamo avere un qualcosa di diverso. Oggi si potrebbe anche dire che Cassa Depositi e Prestiti può anche ripubblicizzare e ricomprarsi alcune delle banche italiane, insomma, 5 banche più grandi italiane valgono sul mercato 50 miliardi di euro, quindi robetta, insomma, tutti questi soldi, bastano 3 mesi di risparmio postale per comprarsele tutte, quindi, cioè, però esiste una questione appunto di riappropriarsi alcune cose, e ci sono diversi settori della società che si pongono questa questione. Questo, per chiudere, ci porta, diciamo, a due domande. La prima poi diventa la vera questione, cioè quella della governance. Cioè a un certo punto sarebbe da dire, vabbè, ma è tutta questa strada, poi il problema di chi decide è importante. E qui ci sarebbe molto da ragionare sui vari alleati, cioè nella lista di alleati che ho fatto ci sono anche enti locali, ci sono anche sindacati, ci sono anche altri, cioè come si struttura una forma di governance diversa di un qualcosa del genere. Cioè noi non vogliamo ricreare la BNL del caso Atlanta, insomma, o il Banco di Napoli, a noi ci interessa anche qualcosa di diverso. E l'altro aspetto che invece è molto interessante, culturale e politico, è quello che ci consente, e qui chiudo, di ribaltare questo singolare, diciamo, patriottismo che è emerso in questa crisi del debito italiano, in cui c'era, tra l'altro, foraggiato anche dai grandi media, eccetera, eccetera, di dire compriamoci in italiani, il debito italiano, compriamo il debito di Stato, tra l'altro è una cosa proprio irrisoria, nel senso, figuriamoci, il famoso debito posseduto dagli italiani singoli, insomma, è davvero una quota minoritaria rispetto al resto. Ma invece diventa molto più interessante di dire: diventa tu direttamente proprietario, anche conforme, per esempio, dammi il tuo risparmio fiscale, di quelli che sono gli investimenti che avvengono nella struttura pubblica. Cioè noi iniziamo a innestare un altro concetto di
di controllo pubblico e di partecipazione che avviene proprio tramite lo spostamento a quello che le varie campagne internazionali dicono move your money, no? C'è sempre questo problema di dire poi dove li spostiamo questi soldi, sì, li possiamo pure mettere in banca etica, poi banca etica con i parametri di Basilea, oltre quello non può prestare, quindi c'è questi soldi per farli fruttare quel minimo contro l'inflazione con reddito di Stato italiani, quindi non altre possibilità, allora dove li mettiamo? E questo sarebbe una logica molto interessante per smontare questo argomento. Scusa, puoi ripetere quali sono i vincoli di banca etica? I vincoli di banca etica sono gli stessi che hanno tutte le grandi banche, cioè tutte le banche, cioè i vincoli di Basilea sono i cosiddetti requisiti patrimoniali, cioè se tu fai un prestito devi almeno accantonare ed avere davvero, se io do 100, almeno 8 o 9, ok? Normalmente se tu sei una banca che non fa le cartolarizzazioni, cioè rivende quel debito, lo tira fuori il bilancio come si dice, quindi non sei più soggetto a questi vincoli, c'è il problema che arrivi a un momento in cui se tu hai un capitale che è quello di riferimento, che può essere 1 miliardo, oltre quello la leva, diciamo 1 a 10, non puoi andare sulla mole dei tuoi prestiti, quindi anche se hai fisicamente più risparmio non ne puoi prestare di più perché il tuo capitale che deve essere immobilizzato, cioè proprio i soldi tuoi, quello è. Motivo per cui Banca Etica sta facendo una campagna per l'aumento del capitale. Cioè oggi Banca Etica c'è una raccolta che supera 1 miliardo di euro l'anno, ma c'è una parte di soldi che non può prestarla, perché altrimenti la Banca d'Italia gli dice stai violando le regole e ti do la licenza. Chiaramente se tu cartolarizzi o fai altre alchimie, puoi raggiungere leve di 1 a 70, 1 a 80, che chiaramente insomma non è quello che penso a cui ambisce Banca Etica. Quindi questo per dire, in questo caso è molto interessante, perché questo tra l'altro è uno strumento, ripeto, poi questo ragionamento è anche rischioso se viene manipolato, ma in parte Cassa Depositi e Prestiti non rientra nei parametri di Basilea, quindi avrebbe anche un effetto potenziale leva. Il ragionamento è diverso, cioè di dire io faccio effetto leva rispetto a risparmio postale o faccio effetto leva rispetto a quello che mi danno sui mercati di capitali con prodotti strutturati eccetera eccetera. Quindi, però ecco, mi fermo qui, cioè secondo me poi rimangono queste due questioni, cioè ci riportano a quello che poi sono cari alla nostra agenda, cioè la questione di come io poi posso andare a incernierare nella governance tutto quello che noi intendiamo controllo democratico, partecipazione eccetera, e dall'altra parte come utilizziamo questo per dei meccanismi di coinvolgimento reale dei singoli in questa logica di partecipazione e controllo democratico. E secondo me queste sono aree su cui, ripeto, siamo agli inizi, è importante rifletterne insieme e testarle per iniettarle anche sulle campagne in corso. Mi fermo qua. Grazie. Beh, per prima cosa ringrazio per l'intervento e aggiungo una cosa che non ho detto all'inizio, è forse un vantaggio perché all'inizio ero ancora un po' in pochi. Mi è venuto fortemente in mente mentre sentivo questa relazione. Questo incontro, come quello di 2 settimane fa, è all'interno della campagna promossa dall'ANPI provinciale di Torino, adotto un articolo della Costituzione. Noi abbiamo adottato l'articolo 47 sul risparmio e quando sentivo descrivere questo risparmio non speculativo che pensa a una, che rinuncia alla marginalità del sovrautile dello 0,5 in più in cambio dell'abbattimento del rischio, proprio si vedeva plasticamente la figura del risparmiatore quale delineata dall'articolo 47 della Costituzione e anche col suo richiamo all'investimento diretto o indiretto nelle attività produttive e nei servizi del Paese. E esattamente come ho detto l'altra volta, questo articolo fa riferimento a culture di tipo mazziniano, di tipo cristiano sociale, che proprio nel delineare questo tipo di risparmiatore ci fanno capire quale ampio può essere lo spettro di alleanze che oggi ci vengono poste sul terreno. Volevo solo aggiungere 2 cose velocissime. Un anno o 2 fa abbiamo fatto sempre come Universattac una conferenza di Beppe Scienza che ha visto il problema del risparmio postale dall'altro versante, ossia da quello del risparmiatore. Non si è tenuta qua, si è tenuta al Sereno Regis. Comunque se andate a cercare sul sito di Beppe Scienza, beppescienza.it, troverete tutti i riferimenti alla maggiore remunerazione del risparmio postale rispetto a quello bancario. A quello gestito. Perché? Perché non c'è tutta quella spesa di servizio che abbatte normalmente
la remunerazione del risparmiatore, mentre crea ricchezza per queste sovrastrutture finanziarie. Per cui è interessante vedere come contiguo a questo argomento c'è anche la maggior remunerazione del capitale, si arriva del risparmio. Si arriva alla cosa buffa che la nonnina era proprio l'esempio portato da Beppe Scienza, diceva che la nonnina che portava i risparmi alla posta, alla fine, tirando tutte le somme, aveva un maggior reso del suo risparmio della nipotina, probabilmente laureata in ingegneria e in economia, che si affidava ai risparmi gestiti all'ultima moda, ma cifra alla mano. Questo remunerava, e questo era detto 2 anni fa, prima della tempesta finanziaria.